io sono contento, vediamo se sono contento. Però secondo me abbiamo una squadra troppo giovane, qualcuno ha poi il caldo si è fatto un po' sentire. Amici Sport al chilometro zero, ben ritrovati. Siamo con Agostino Iacobelli, l'allenatore della San Giovannese, per parlare di questa sua esperienza. Intanto Agostino, ti ringrazio per la disponibilità su Sport al chilometro zero e sicuramente questa sera c'è un amichevole importante, come hai avuto modo tu di anticipare nei giorni scorsi alla stampa, farai degli esperimenti. Sì, vabbè, queste prime partite è normale che uno cerca di dare minutaggio a tutti e di mettere benzina nelle gambe, quindi faremo 3-4 cambi rispetto alla prima amichevole, anche per vedere i ragazzi nuovi come stanno fisicamente e mentalmente, quindi sicuramente cambierò abbastanza. Certamente in settimana è arrivata l'ufficialità che la San Giovannese ritorna in Serie D ed è qualcosa che, come dire, gratifica un po' tutto l'ambiente, tutto il lavoro che c'è stato dietro per ottenere questo primo risultato. Sì, dai, c'è una gioia immensa, c'è una piazza in fermento, giustamente, però io l'ho sempre detto, non mi voglio ripetere, sono detto una cosa che è una categoria che sta ancora stretta, una piazza come San Giovanni, perché una piazza, guarda, anche in questi 20 giorni che sono stato lì, l'ho provato, la piazza con gente che ha un entusiasmo, ha questi colori nel sangue, quindi io spero che nel giro di pochi anni possa ritornare anche in categoria. Intanto Agostino, dopo l'uscita con i calciatori disoccupati, quale indicazione ti aspetti dalla tua squadra questa sera a San Giovanni? Ma noi abbiamo fatto 45 minuti fatti per bene. Mi aspetto, ti ho detto, cambierò molto, ma aspetto soprattutto di un minutaggio più importante, una condizione fisica un pochino migliore, perché abbiamo fatto un buon lavoro fino adesso. Poi mi aspetto di vedere quelle cose che abbiamo attuato a livello tattico. La squadra si sta allenando bene, sono contento per adesso e spero che si migliorino sempre. Ci sono 4-5 giocatori che non sono in condizione. Più che in condizioni non è la questione di condizioni, che vengono da infortuni vecchi, tipo Colato, tipo Mugelli, che si portano degli infortuni dall'anno scorso, e sono infortuni che non sono dovuti né muscolari, ma sono dovuti a distorsione di caviglio a livello pubblico. Condizione di gioco. Sì, non è che una questione muscolare, perché il mio preparatore sta lavorando molto bene insieme a Vincenzo e a Fabrizio, un altro collaboratore, stanno facendo un buon lavoro. Per cercare di recuperare? Cercare di recuperare, soprattutto per portare i miei giocatori a una certa condizione. Sì. Però tra l'altro manca poco, sia per Collato che per Mugelli, manca poco. Per il campionato? A che percentuale ci arriverete? Ma io spero di arrivare alla prima partita di campionato, che è quella che mi interessa più di tutti, intorno al 90%, che sarebbe già il massimo. Ci saranno alcune partite ancora, ci sarà la Coppa Italia, ma io lo dico già da adesso, a me del risultato non è che mi interessi tanto, io voglio portare la squadra alla prima giornata di campionato nelle migliori condizioni, poi il resto, tanto il campionato è quello che conta. A livello tattico? Ma ora per adesso stiamo andando avanti con 4-2-1, che secondo me la squadra l'ha assorbito bene, perché avendo determinate caratteristiche, soprattutto sugli esterni, lo fanno bene. Cioè, ragazzi applicati che secondo me piace anche come tipo tutti i movimenti, perché ce l'hanno nel DNA come movimenti tattici, diciamo, soprattutto gli esterni. La partecipazione della piazza è come te l'aspettavi? Guarda, è una cosa incredibile, perché poi c'è molto volontariato, perché noi, ribadisco, non essendo andati in un ritiro in albergo e in parte in montagna, siamo rimasti lì e devo dire che c'è della gente che ci dà una mano, che è veramente da elogiare, gente che lo fa per passione e per amore della maglia della San Giovannese. Io ribadisco, fino alla morte, io spero che nel giro di 2-3 anni si riesca a mettere a posto la società e di tornare ai vecchi anni di Casprini, di portare in società nelle categorie sì. Con questo caldo, con queste temperature, quanto è duro lavorare? Molto, molto, te lo dice uno che non ha mai sofferto il caldo, anzi sono un uomo di mare, un uomo che è cresciuto sotto il sole, ma sto facendo una fatica incredibile, perché non ci sono orari. Abbiamo provato ad anticipare di mezz'ora la mattina, di ritardare mezz'ora la sera, ma purtroppo il caldo è veramente una cosa incredibile. Però io ho detto ai ragazzi,
soffrendo, può darsi che alziamo la soglia di sofferenza, che è un fatto importante, però il lavoro è lavoro e va fatto. La prossima settimana continuerete ancora con le doppie sedute d'allenamento. Credo di sì, fino al 13 sicuro, poi dopo dal 17 in poi ne Per faremo uno concludere, solo di Agostino, il tuo pomeriggio. gruppo è al completo o ci sono delle novità in arrivo? Ma Antonio, io ti ho sempre detto e ribadisco il discorso che noi non è che abbiamo i soldi da buttare via, quindi ogni passo che dobbiamo fare possiamo farlo Maniera ordinata. ponderato, misurato. Noi obiettivamente col direttore ci stiamo guardando intorno per cercare di trovare in due settori o in uno soprattutto un giocatore importante, quindi non ci possiamo neanche permettere di prendere altri giovani o spendere altri soldi. Ci è rimasto quello che ci è rimasto, però sappiamo che in un settore soprattutto i direttori sia Calleri che Del Grosso si stanno muovendo per cercare di portare un giocatore di qualità, di spessore, che ci dia una grossa mano. Bene, con quest'ultima battuta penso che sia veramente tutto. Ringrazio Agostino Iacobelli e quanto ci hanno seguito fin qui e rinnovo il mio invito. Buon Grazie trovarsi a a voi. seguire. Grazie a tutti.